Ciao amici, benvenuti a Mamma Viva Londra. Oggi è una giornata stupenda qui a Londra, proprio si inizia a sentire l'aria di primavera e siccome è ancora quarantena, siamo tutti bloccati, ho pensato di proporvi un video veramente utile, soprattutto per tutti gli italiani che risiedono qua o anche per voi che siete in Italia e siete appassionati di Londra, vi piace scoprire i posti singolari. E quindi ho pensato di parlarvi delle carte sconto che potete richiedere online e che appunto hanno dei benefici fantastici, tra gli sconti, delle promozioni speciali soltanto per i membri. Prima di iniziare, volevo avvisarvi che in descrizione io lascerò i vari link, così potete dare un'occhiata per chi è interessato, informarvi più in dettaglio sui terms and conditions. Niente, spero che vi piaccia il video. Partiamo. Allora, prima carta che vi voglio parlare è forse una delle più importanti, e adesso capirete perché più importanti, è la Rail Card. Qua c'è la mia foto, scelta io. Ovviamente. Che cos'è la Rail Card? È una carta sconto per i mezzi di trasporto in tutta l'Inghilterra. Appunto, se voi viaggiate spesso usando i treni, avete diritto a sconti, ad esempio, la carta che io avevo, che è dai 16 ai 25 anni, quindi tu puoi soltanto fare domanda se rientri in questa fascia. Io potevo acquistare tutti i biglietti con un 30% di sconto su tutte le tratte. Ragazzi, è fantastico. Inoltre, io avevo anche degli sconti nella Tube, nella metropolitana londinese. E se non sbaglio, era un terzo della tariffa normale, però era valida solo nelle fasce orarie non di punta. Però, oltre a questa Railcard, che sono 16-25 anni, ci sono veramente tante altre. C'è la Senior Railcard, quindi per gli anziani, c'è la Two Together Railcard, che ti dà gli sconti se viaggiate sempre insieme. Disabled Person Railcard, quindi per le persone disabili. C'è anche la Railcard per chi ha 26-30 anni. Family and Friends Railcard, quindi se viaggiate in gruppo. Poi c'è anche la 16-17 Saver. Ovviamente per ogni carta i prezzi cambiano e anche gli sconti variano. Però ecco, io la mia avevo pagato £30 annuale, ragazzi, quindi il prezzo è veramente conveniente. E niente, dovete sempre girare con lei. Poi proseguiamo con questa, è la Nectar, che io l'ho ottenuta nel supermercato Sainsbury. Sainsbury è un supermercato inglese, se non sbaglio. E appunto è una catena molto grande. I prezzi diciamo che sono un po' altini, quindi io andavo là soltanto per fare la spesa di pochi prodotti, ecco. Oltre al vantaggio dei accumuli punti facendo la spesa e ogni tot punti accumulati, avete diritto ha degli sconti da riutilizzare nel supermercato, come tutte le carte appunto del supermercato, suppongo. Cosa in più? Se voi avete la macchina e dovete fare benzina, ogni tot di punti raggiunti avete degli sconti da utilizzare anche nei benzinai ed è fantastico. Non ci vuole tantissimo a raggiungere gli step che vi danno diritto agli sconti, quindi conviene veramente farla. È gratuita, la fate in store oppure lo potete chiedere online. Proseguiamo con, voglio mostrarvi delle carte che diciamo che non sono fondamentali, però per chi usufruisce molto di certi servizi, perché non farle? Soprattutto se sono gratuite, capite? La carta che vi voglio mostrarvi adesso è Total Rewards UK Gold. Ma Sela, ma che cosa è questa carta? È una super membership per un campo da golf? No. In pratica questa è la carta di uno dei casinò famosissimi di Londra. Non mi ricordo con esattezza quale. Gliel'ho fatto
a Piccadilly Circus. Ci sono tipo tre casinò, uno in parte all'altro. Non mi è costata nulla, se non sbaglio. È velocissima, la potete fare direttamente una volta che entrate. E cosa, qual è il beneficio di questa? Praticamente avete il clock room, ovvero il guardaroba gratuito, che il clock room in Inghilterra spesso e volentieri non vi permette di mettere tutto insieme. Voi dovete pagare per ogni pezzo. Proseguiamo con... questa è la carta di Superdrug. Superdrug è una catena enorme che c'è in tutta Inghilterra, che vende prodotti di cosmetica per la cura della pelle, delle corde, dei capelli. Io mi sono trovata molto bene con questa carta sconto perché accumuli i punti e diciamo che non è stato così difficile raggiungere i punti per ottenere gli sconti, quindi fatela. Un'altra carta, questa però, attenzione, non la potete richiedere tutti voi, che è la Regent Street Association. In che senso? Questa carta io ce l'ho perché lavoravo a Regent Street, che è appunto in pieno centro, e per tutti i lavoratori che lavorano in questa area possono richiedere questa carta sconto, che ha delle... i partner tra ristoranti, negozi e tanti altri partner che io non li so tutti a memoria, non è possibile saperli a memoria sinceramente. Anche qui io ho fatto la richiesta online. Ovviamente vi chiederanno l'indirizzo di dove voi lavorate, perché come ripeto la possono richiedere solo chi lavora in questa zona. E gli sconti sono veramente fantastici, 25% di sconto in alcuni ristoranti, oppure potete avere delle offerte particolari. Ora vi voglio parlare della Thorpe Park, che è un parco divertimento vicino a Heathrow. Vi avevamo già parlato, anticipato in un altro video, io e Gabri, di questa carta. Niente, noi l'abbiamo pagata 55 sterline per un abbonamento annuale, e calcolando che l'ingresso a questo parco divertimenti è 55 a persona giornaliero, capite che... cioè non ci vuole un genio della matematica per capire quanto convenga fare l'abbonamento, giusto? Visto che un giorno costa 55 e l'abbonamento annuale costa sempre 55, quale scegliete voi? Risposta esatta. La potete richiedere sia online sia direttamente nel parco divertimenti. Io vi consiglio di farlo online se avete tempo, perché magari il parco divertimenti arrivati c'è un po' di fila. Una carta che vi voglio parlare, ma che purtroppo noi, io e Gabri, non ce l'abbiamo, ma abbiamo amici che invece ce l'hanno e si trovano bene, è la Taste Card. Ha tantissimi sconti in vari ristoranti in tutta l'Inghilterra e c'ha anche altri partner aderenti. Vi lascerò tutti i link sotto così potete dare un'occhiata nei dettagli. Per tutti i food lover, quelli che amano mangiare, quelli che amano andare al ristorante come me, vi dà degli sconti pazzeschi, perché 25% su tutto il bill, ragazzi, è molto. Inoltre è una fantastica opportunità per conoscere nuovi ristoranti. E tristemente siamo arrivati all'ultima carta che vi mostrerò in questo video, la Cineworld Card, che è appunto la carta del cinema. Voi pagate l'abbonamento mensile oppure annuale e potete andare al cinema quante volte volete, i giorni che volete, e non pagare nulla. Per tutti quelli che amano vedersi film è ottima, soprattutto perché voi che siete in Italia probabilmente non sapete, ma i cinema in Inghilterra, a Londra, costano un sacco di soldi. Io mi ricordo che prima di avere questa carta il prezzo medio che io pagavo a persona arrivava tranquillamente tra 35, così, in un giorno. Ci sono, oltre al decidere se volete fare mensile o annuale, potete decidere se con questa carta volete avere accesso a tutti i cinema, anche appunto ai cinema di Londra, oppure se voi avete la macchina, non vi dispiace spostare più nelle periferie, ci avete la carta
solo per quello, che costa leggermente di meno. Questo è quanto, ragazzi. Queste sono le carte che io e Gabri utilizziamo con frequenza. Ci troviamo veramente bene perché appunto molte di queste non si pagano, sono totalmente gratuite, perché non farle, soprattutto in una città come Londra che veramente è cara. Bisogna cercare di risparmiare come possiamo. Io sono un amante, io e Gabri siamo degli amanti del mangiare fuori, quindi forse quella che utilizziamo di più appunto quelle per i ristoranti. E fatemi sapere se conoscevate qualcuna di queste carte, se ce le avete, e se invece voi conoscete altre di carte, perché in realtà ce ne sono veramente tantissime. Fatemi sapere se conoscete qualcuna in più, che sono curiosa, nel caso la farò pure io. Grazie mille per averci seguito in quest'altro video, ragazzi. Ricordatevi di iscrivervi al canale, per noi è veramente importante, perché ci aiutate a crescere il canale e ci date un supporto a continuare a produrre video per voi. Schiaccate mi piace e noi ci ripetiamo presto a un altro video.